Ciao a tutte e tutti, eccoci qui, siamo nella sede del sindacato Orsa, che è uno dei sindacati insieme con l'USB che si è impegnato molto in questi giorni per il no, in particolare con questo comitato lavoratori utenti per in difesa del trasporto pubblico, di cui abbiamo fatto parte anche noi. Mi dicono che non si sente? Si sente? Ditemi anche voi nei commenti se c'è qualche problema tecnico. Appunto, un sindacato che insieme a USB ha partecipato a questo comitato lavoratori utenti in difesa del trasporto pubblico, insieme anche a noi come Potere al Popolo abbiamo proprio contribuito a questo comitato, oltre a fare la nostra battaglia, insieme ad altri lavoratori, a associazioni, a cittadini, insomma, semplicemente si sono aggiunti. E vogliamo commentare il risultato appunto di ieri. Un risultato che ovviamente ci fa contenti, nel senso che questo è chiaro che l'operazione dei radicali si è rivelata un flop Sì, clamoroso. Questo è il fortunatamente primo sì. dato. Anzi, diciamo che questo dato ci conforta, insomma, perché dai cittadini viene un'indicazione importante. Poi andremo ad analizzare, insomma, le percentuali e faremo delle valutazioni sul voto, però direi che in qualche modo viene delegittimata quella che io definirei una farsa, perché questa dei radicali appoggiati da una parte del PD, una larga parte del PD, questo va detto, è stata una farsa innanzitutto perché in realtà c'è stato già un referendum su questa materia nel 2011. 2011, esatto, in cui oltre all'acqua pubblica e al nucleare i cittadini sono stati chiamati a scegliere anche sul mantenimento pubblico dei servizi essenziali a rilevanza Compresi i economica, trasporti. tra cui vengono compresi i trasporti. Quindi in questa materia c'era già un referendum dei cittadini, in questo caso vincolante e non consultivo come questo, anzi un referendum che ancora è in larga parte inattuato, perché sia per quanto riguarda l'acqua, sia per quanto riguarda i trasporti in alcune città, è inattuato. Anche Roma stessa, che appunto è una cosa su cui abbiamo insistito molto e che poi magari ritorneremo un attimo ad affrontare, c'è un appalto per più del 20% delle superfici Certo. affidato a un privato, Ad che è Roma oggi c'è GPL, ancora un e 20% sempre a affidato Roma privato. c'è l'ACEA, che è l'azienda che si occupa appunto dell'acqua, che è in gran parte partecipata a livello azionario proprio da privati, tra l'altro come Caltagirone, che poi fanno anche le loro belle campagne contro il pubblico nei loro giornali come Messaggero. Quindi, Certo. appunto, il referendum è in gran parte inattuato. Questo qui voleva essere un ulteriore colpo sferrato alla logica, appunto, del pubblico nel caso dei servizi essenziali, e si è rivelato, appunto, non solo una farsa, come abbiamo visto Certo. per tutti questi mesi, per questo mese soprattutto, ma anche un flop. Ora, ovviamente, un referendum che fallisce in virtù della mancanza del raggiungimento del quorum, ma tra l'altro di gran lunga un quorum che non era neanche così alto, era del 33%, e alla fine la partecipazione al voto è stata del 16%, si presta a molteplici interpretazioni, cioè l'astensione ovviamente è un fenomeno che va analizzato a più livelli, non è non se ne può dare, diciamo, un'interpretazione univoca. Noi abbiamo provato un po' a ragionarci su questo, anche confrontandoci con altri, leggendo un po' di giornali. Secondo noi, diciamo, ci sono varie componenti appunto che pesano su questo. C'è in generale una disaffezione alla politica, una disaffezione sì, appunto, alla partecipazione a eventi elettorali, che ormai è un trend, tra l'altro non solo italiano, internazionale, che si afferma da tempo. Questa stessa disaffezione, che ha anche tinte populiste, però va a sua volta spiegata, e si può spiegare facilmente col fatto che, al di là della retorica, destra e sinistra tutti uguali, effettivamente destra e sinistra, almeno destra e centro-sinistra, negli ultimi anni, soprattutto sul fronte proprio dei servizi pubblici, della Delle sanità, dei privatizzazioni diritti, delle privatizzazioni, non ne parliamo, perché la stagione delle privatizzazioni è in questo stata avviata paese, proprio dal centro-sinistra, appunto. chiaramente. Quindi, ma anche appunto sulla poi, tutela effettiva, reale, investendo soldi, contrastando i vincoli di bilancio, andando a tassare i ricchi, le rendite, le imprese, per mantenere appunto i diritti essenziali, è una cosa a cui il centro-sinistra, il PD, ha abdicato da tantissimo tempo, tant'è che si era proprio schierato il PD con Certo, questo a per il favore sì, a favore del della sì. privatizzazione.
E tra l'altro, appunto, quindi pesa una disaffezione generale che però appunto ha una spiegazione politica molto chiara, ma anche una disaffezione verso delle forze politiche particolari. Perché ricordiamoci, abbiamo fatto una battuta anche sul potere al popolo Roma, con una grafica, una foto che era un meme automatico in cui Calenda, la Madia, ci mancava solo Renzi, che comunque aveva fatto una dichiarazione assolutamente in questo senso, facendo una bella foto per il sì al referendum su ADAC. Tra l'altro, gente, ma che cacchio gliene frega, le viene da dire, gliene frega che Renzi è anche uno di quelli che ha fatto la privatizzazione in ADAF A a Firenze. Firenze, appunto con pessimi risultati. Quindi c'è anche una sfiducia verso queste forze politiche. E poi c'è una parte, secondo noi, comunque di voto consapevole. Cioè, quando anche volantinavamo, abbiamo fatto la nostra campagna per il no, tante persone semplicemente dicevano che avrebbero boicottato il voto, Certo, il fatto che appunto ci fosse il quorum al 33% ha portato una larga parte di coloro che avrebbero votato no ad astenersi, insomma, e questo noi l'abbiamo riscontrato anche sui posti di lavoro, insomma, tanti, tanti lavoratori che avrebbero votato per il no non si sono recati alle urne, anche vedendo questa affluenza così bassa. E quindi, oltre alla lettura del voto che facevi prima, quindi un'astensione dovuta a disaffezione nei confronti dei partiti, c'è anche in questo caso bisogna dirlo, un'astensione consapevole, un'astensione consapevole che è stata tesa a delegittimare questo referendum e il risultato, insomma, è chiaro davanti a tutti. 16% in una votazione è un risultato ridicolo. Quindi è chiaro che l'indicazione dei cittadini è stata piuttosto precisa e sì, e confortante in questo senso. su questo secondo noi pesa anche il fatto appunto che hanno voluto vendere la cosa non nei termini di una privatizzazione. Hanno insistito tantissimo su questa distinzione tra privatizzazione e liberalizzazione. Tanto, se si va a leggere la definizione di privatizzazione proprio dell'enciclopedia Treccani, è divertente, perché anzi vale la pena quasi leggerla. Insomma, una delle fattispecie appunto di privatizzazione è proprio quella dell'affidamento di servizi che prima pubblici tramite gara o altro a soggetti privati o di diritto privato. Ed è chiaro che se metti a gara il servizio di trasporto, chi è che te lo vince? Associazioni di beneficenza, che poi tra l'altro sono comunque di diritto privato, oppure si presenta lo Stato che ti bussa alla porta? Cioè, o vincono dei privati o delle aziende anche a partecipazione pubblica, come poteva essere FS, che infatti attraverso Bus Italia gran parte degli affidamenti del servizio di trasporto, ma che comunque operano con una logica di profitto, Certo. cosa che ATAC, pur essendo un soggetto di diritto privato, perché è un SPA, comunque non è tenuta al conseguimento di profitto, ma semmai al pareggio di bilancio. Quindi Sì, anche FS, laddove è entrata tramite Bus Italia, ha fatto un tipo di gestione che è totalmente privatistica. Non si può considerare quello come un servizio gestito dal pubblico. Ed infatti, diciamo, come dicevi tu, la differenza tra privatizzazione e liberalizzazione, poi stentiamo a capirla, perché nel momento in cui affidi un servizio a gara, una gara in cui conseguentemente partecipano soggetti privati, è in sostanza una una privatizzazione di fatto. privatizzazione di fatto, la Infatti, differenza sostanziale non c'è. anche il nostro slogan, che è stato prima distruggono, poi privatizzano, e siamo stati accusati appunto di aver fatto della disinformazione, in realtà per noi è proprio andare a guardare la sostanza al di là della propaganda e delle paroline con cui questi la vendono. Però la cosa importante anche appunto è che secondo noi, insomma, più o meno consapevolmente, anche solo forse nella forma di sensibilità e di una certa attitudine, diciamo, popolare, che insieme allo sconforto, al disfattismo, eccetera, anche la sua giusta malizia, è quella per cui in questa città tantissimi dei famosi sperperi di denaro pubblico, clientelismo, corruzione, hanno operato assolutamente attraverso la logica dei bandi. Cioè, Mafia Capitale è stata una gigantesca, tant'è che tantissimi commentatori l'hanno chiamata proprio così, Tangentopoli romana, in cui un duo composto da Buzzi e Carminati tentavano in tutti i modi, e riuscivano, a influenzare gli appalti pubblici. Però era tutto operato attraverso gara, tant'è che tantissima della strategia corruttiva degli stessi
Buzzi e Carminati, era tesa non tanto alla sicurezza di conquistare l'appalto perché erano certi di poterlo fare, ma a influenzare contro altre strategie corruttive o comunque collusive di altri soggetti sempre privati, magari non legati, diciamo, alle cose cooperative ex rosse, direi, ma alle cooperative bianche o altre. Ma anche il caso della stessa Metro C, che è stata affidata in appalto, questo non ha impedito la limitazione dei costi e anche dei tempi, quindi tra l'altro con appunto grandi interessi tra quelli che poi propagandano il privato, come il Messaggero di Caltagirone, ma la stessa Roma fa schifo, no? Che fa tanto le campagne, ora ha rosicato tantissimo su questo referendum, ma sulla Metro C non dice mai niente, perché chi gestisce quel maledetto sito è un tizio vicinissimo all'Alzardi, che è il suo datore di lavoro, appunto, è il costruttore della Metro C e non solo. Quindi ecco, secondo noi c'è anche la consapevolezza, diciamo, che noi dovremmo trasformare un po' in prospettiva di lotta, per cui liberalizzazione, tutto quello che vi pare, tanto la situazione in realtà non cambia e anzi probabilmente è solo un altro modo per fregare. Certo, anzi, rimanendo sulle bufale con cui è stata costruita questa campagna referendaria, c'è da dire che appunto l'assunto da cui si partiva: andiamo a gara perché a gara ci sarà un servizio più efficiente, il privato che prende il servizio a gara sicuramente lo gestirà meglio di ATAC, e questa è una bufala gigantesca, perché poi invece quello che non viene detto è quello a cui facevamo riferimento prima, ovvero che il 20% delle linee di bus è già gestita da una società privata, con conseguenze pessime sia per il servizio e sia per i lavoratori che si trovano assunti da questa azienda. C'è una percentuale di corse soppresse superiore a quella che ha ATAC, e quindi diciamo che noi romani abbiamo sotto gli occhi il fallimento del privato. Dire che il privato è bello, che se andando a gara il servizio migliorerebbe, è una bufala gigantesca, perché insomma i romani che si trovano a dover usufruire del servizio gestito da queste linee, dalla Roma DPL, hanno a che fare con un servizio scandaloso. E infatti anche questo è importante, che bisogna anche guardare le percentuali di voto, perché oltre al grande dato di astensione, al fatto che comunque dei votanti c'è stato un 75% di sì, un 25% di no, se si scorpora a seconda della zona, si vede che ad esempio il sì ha stravinto ai Parioli e a Roma Centro, cioè quartieri notoriamente in cui le persone sono disperate per il servizio di autobus e soprattutto che l'autobus lo prendono, considerato che sono tendenzialmente più che benestanti, oppure semplicemente hanno case là che mettono in affitto tra Airbnb e ci fanno i soldi. Quindi sta gente poi che vuole e che ne sa, vabbè, questo è il mio odio personale nei loro confronti. Però tra l'altro è quella che poi che usufruisce di un servizio. Sono quelli che sono il servizio migliore, questo infatti stavo di dire. E invece nelle zone periferiche, che sono anche quelle tendenzialmente servite dalla Roma TPL, c'è stata una grande astensione oppure un grande no. Cioè se si va a vedere il quarto municipio, cioè zona Roma Est, Tiburtina, il sesto municipio, Torbella Monaca, eccetera, ci sono punte del 40-45%. Quindi è un voto, diciamo, delle classi popolari in gran parte, che ovviamente non si può probabilmente ridurre semplicemente alla presenza appunto già dei privati, alla consapevolezza di questo, o neanche appunto alla rivendicazione del pubblico da parte delle classi popolari, cosa che comunque in parte secondo me esiste, ma è anche legato appunto a quella grande disaffezione e anche al fatto che in generale le forze politiche come il PD, che si pretendevano di sinistra, ormai sono totalmente screditate in queste stesse zone. Quindi c'è questo complesso di fattori che fa sì che appunto poi le periferie abbiano rifiutato di netto questo referendum, come anche scrive un comunicato appunto del comitato lavoratori utenti. Ora, a partire da questo, secondo me è anche importante criticare un po' la lagna dei comitati per il sì, che stanno parlando di un gigantesco boicottaggio, del fatto che non siano stati coperti a livello mediatico. Allora, sicuramente non è un referendum che ha attirato chissà quanto, noi ce ne siamo anche resi conto facendo i volantinaggi, molta gente non lo sapeva, eccetera. Però questi che pretendono, nel senso, hanno avuto editoriali del Corriere della Sera, di La Repubblica, del Sole 24 Ore, della Stampa, cioè i quattro principali giornali italiani.
Sono andati sulla 7 con Fibrek, Tagadà, sono andati su Rai 3, per una volta col contraddittorio, sono andati all'Aria che tira. Insomma, hanno avuto una copertura televisiva, hanno avuto una grande copertura radiofonica, ci sono state una serie di trasmissioni qui a Roma che hanno parlato del referendum. Ora, se vale veramente questa proporzionalità tra copertura mediatica e risultato referendario, allora io credo che il potere al popolo alle ultime politiche avrebbe dovuto prendere il 50-60%. Noi siamo stati boicottati ben più di così, però appunto se valesse questa proporzionalità, non lo so se ci saremmo dovuti aspettare. Sì, quindi secondo me, anche secondo me, diciamo che la lagna, come giustamente la definivi, che fanno i promotori del referendum è del tutto infondata, anche perché non solo i media mainstream hanno dato ampio risalto alla notizia, ma l'hanno dato anche in maniera piuttosto schierata, perché se Esatto. si vanno a leggere gli articoli di Repubblica, Corriere della Sera, ma gli stessi servizi dei TG, erano palesemente schierati dalla parte del sì, insomma. E questo ci fa riflettere su un dato che noi abbiamo cercato di sottolineare fin dall'inizio, che questo referendum, oltre che una strumentalizzazione politica, era anche un tentativo delle lobby del settore, che Di chiaramente mettere le fanno mani. pressioni su determinati partiti, su determinati giornali, li finanziano per mettere le mani sul trasporto pubblico. E infatti questo è importante, mi voglio collegare appunto al secondo punto, perché l'altra lagna consiste molto nel fatto che ci sia stata grande disinformazione, appunto la questione di confusione tra privatizzazione e liberalizzazioni e tutta un'altra serie di cose su cui loro insistono che appunto ci sia stato gettato fumo negli occhi. Tra l'altro mi dimenticavo anche di sottolineare che ci hanno avuto anche le poche voci che si sono schierate di personaggi famosi, cioè Carlo Verdone Verdone, che ha indicato per il sì, Sabrina Perilli che ha dato in generale di indicazione di andare a votare, votare. anche se non si è espressa. Comunque appunto loro insistono su questo elemento della disinformazione quando la prima disinformazione l'hanno fatta proprio loro. E qui secondo me è importante insistere perché loro di fatto partivano dai sintomi, cioè hanno tentato di sfruttare un malcontento, un'esasperazione che noi capiamo benissimo come Che è lavoratori legittima, e è come utenti legittima, sì. del servizio pubblico e allo sfascio, partendo appunto dalla fine, cioè gli autobus che bruciano, le corse che mancano, e proponendo false soluzioni sulla base del fatto che sono l'unici, diciamo, che con questo referendum comunque davano una prospettiva di cambiamento e quindi cambiare tanto per cambiare, speravano di poter intercettare qualcosa. Noi ci siamo resi conto della pericolosità di questa tipo di operazione. Forse abbiamo sottovalutato appunto la malizia popolare, però non di meno abbiamo deciso di impegnarci proprio in prima linea proprio per riparare questa operazione e trasformare una farsa, come l'hai definita tu giustamente all'inizio, in un'operazione di verità. E io credo che appunto questo sia quello che dobbiamo continuare a fare. E magari appunto adesso parlare anche un po' dei problemi davvero di ANAC, che noi crediamo ci siano e siano enormi e richiedano un proseguo del nostro intervento politico, cosa che d'altronde appunto come sindacato noi come organizzazione, anche prima che nascesse Potere al Popolo, insomma come collettivi e altro, portiamo avanti da anni. E forse vale appunto la pena di parlare di questo. Tra l'altro abbiamo anche qua dietro due sindacalisti timidi che noi invitiamo a intervenire per continuare un attimo la discussione, però insomma io butto lì qualche punto se poi vuoi aggiungere Certo. qualcosa. Innanzitutto che lo si dica, che lo si creda o meno, c'è un problema enorme, il certificato di sottofinanziamento. Noi abbiamo, e ora qua proprio un'operazione tecnica che non so se mi riuscirà di condividere lo schermo, no, mi sa che non è più possibile. Però vabbè, se andate a guardare sulla pagina poterealpopolo.org slash ATAC, abbiamo preparato una serie di schede proprio per riportare un po' di verità che poi siamo andati a raccontare in questi giorni di lotta per il referendum. E la prima appunto è questo, il grande sottofinanziamento di ATAC, che non è in realtà solo un problema di ATAC, c'è proprio un documento della Cassa Depositi e Prestiti che citiamo, che racconta di come negli ultimi anni, a partire dalle politiche di austerità dovute alla crisi, o meglio con cui la politica si è mascherata, la retorica della crisi, c'è stata una mancanza di investimenti in infrastrutture e mezzi che ha portato a un'esplosione dell'età media.
L'età di ATAC adesso degli autobus è di 12 anni, 10 anni fa era di 6, vuol dire che è raddoppiata, ed è il doppio anche delle principali capitali europee, e questo va in connessione diretta con l'aumento dei guasti e della impossibilità di portare avanti i mezzi. In tutto questo, nel 2015 c'è stata l'introduzione della disciplina dei cosiddetti costi standard, che sono appunto i costi che dovrebbero uniformare tutte le città a dei livelli considerati concorrenziali di mercato, quindi se dovevano servire a risparmiare, da là addirittura ATAC ne è aumentato il finanziamento, a dimostrazione che finora appunto era sottofinanziata. Quindi come succede nella col ricatto del debito, col ricatto della crisi, i nostri diritti garantiti dall'investimento pubblico stanno venendo minati. E questa è la prima cosa che andrebbe detta, ed è la prima cosa su cui le forze politiche per il sì non stanno facendo niente, anzi sono responsabili partecipi. Certo. Infatti, ricollegandomi a quello che dicevi prima, una delle prese di posizione che abbiamo avuto fin da quando è stata montata questa campagna referendaria è che noi non volevamo difendere lo status quo di ATAC, noi volevamo difendere la pubblicità del servizio appunto pubblico di trasporto. E penso che lo slogan migliore per definire il trend di questi ultimi anni è quello che è stato utilizzato: prima distruggono, poi privatizzano, tramite il definanziamento. Prima distruggono perché fanno funzionare male il servizio pubblico, finanziandolo poco, con la conseguenza di avere mezzi vecchi, di avere infrastrutture non adeguate al servizio che bisogna erogare, di modo da cavalcare poi il malcontento della gente e dire: vedete, col pubblico non funziona, bisogna privatizzare. Ma quello che ci teniamo a dire è che anche con una privatizzazione, che sarebbe una privatizzazione soltanto della gestione del servizio, una gestione del servizio perché il privato non si farà carico dell'investimento per nuove infrastrutture, per l'acquisto di nuovi mezzi, quello lo farà comunque il pubblico attraverso gli enti locali, quindi comuni, regioni e tramite l'ente centrale, lo Stato. Cioè il fondo di finanziamento nazionale dei trasporti. Quindi di fatto questi qui avrebbero preso la gestione senza neanche investire nulla, e le cose sono due: o appunto avrebbero approfittato degli investimenti pubblici per fare i propri profitti privati, oppure semplicemente questi investimenti non ci sarebbero stati e quindi si sarebbero ritrovati comunque con un servizio allo Lo spascio, come stesso prima, con loro identico. solo che semplicemente ci logramano Un sopra. esempio di definanziamento è questo in particolare per quanto riguarda ATAC, è il paragone che è stato fatto con Milano, che da una stima che è stata fatta, se Roma avesse avuto gli stessi investimenti di Milano in termini di investimenti pro capite, avrebbe avuto 80 milioni in più l'anno. 80 milioni in più l'anno che significano autobus nuovi, treni nuovi, investimenti sulle linee, perché il problema che ha Roma di mobilità, e questo nessuno può negarlo, insomma, come abbiamo detto, la rabbia e l'esasperazione degli utenti è più che legittima. Ma il problema non è soltanto a livello gestionale, quindi non è soltanto ATAC, ma è la carenza infrastrutturale. Una città come Roma, con la sua estensione, con il numero di cittadini che ha, non può permettersi di avere soltanto 2,5 linee di metro, perché la C è ancora incompleta. Non può permettersi di avere così pochi autobus, pochi e vecchi, come facevi giustamente riferimento all'età media più alta d'Europa, con la conseguenza che spesso stanno fermi in officina per le riparazioni e quindi si sopprimono le cose e non girano per strada. Quindi il primo passo che va fatto è quello di un'inversione di tendenza per quanto riguarda il finanziamento del servizio. Il finanziamento del servizio che deve avvenire tramite l'ente pubblico, deve farsi carico di questa spesa, poi sarà ATAC a gestirla. Ma Roma ha bisogno di nuovi autobus, nuovi treni, anche di manutenzione delle strade, perché Poi quello incide chiaramente più buche ci sono certo, è più e difficile garantire il chilometraggio adeguato. certo. Infatti, anche un'altra questione sono le corsie preferenziali che pure Corsie mancano. preferenziali E che infatti sono c'è una 100 chilometri, percentuale 100.000 troppo chilometri mi pare di esatta strade, che è appunto bassissima, soprattutto per una città per una città che come si Roma. basa tantissimo sulla linea di superficie, perché come dicevi tu, ha solo 2 linee e mezzo Sì, di e metropolitana, anche appunto. pochi tram, perché
Negli anni 60 e 70 vantavamo di Roma era una delle città con una rete tram maggiormente sviluppata. Poi dopo c'è stato un passo indietro rispetto a questo e molte linee sono state chiuse, adesso per esempio al tram che era presente su Via Appia, molte linee sono state chiuse in conseguenza dell'apertura della metro, ma è chiaro che dei bus in una città trafficata come Roma non può essere uguale a quella di una linea fatta su ferro. Quindi noi ci siamo sempre battuti perché ci fosse un piano di mobilità serio, un piano di mobilità serio che partisse da investimenti e partisse dalla cosiddetta cura del ferro. Esatto. Quindi tram, metro di superficie, nuove metropolitane, che è alla base, insomma, è la base per una capitale europea, insomma, per avere un Una servizio di produzione trasporto adeguata. adeguato. E su questo è importante perché appunto se non ci sono queste infrastrutture, se non ci sono investimenti che dicevamo, chiaramente è possibile garantire la produzione, anche quella programmata, infatti ADAC è da tempo che è sotto quella considerata adeguata, che poi non è neanche detto che sia quella veramente necessaria, considerato anche e soprattutto il fatto che negli ultimi anni è aumentato il fenomeno del pendolarismo, perché le persone, dati gli affitti, si spostano sempre più in periferia, dato il costo appunto degli affitti. E però appunto quello su cui montava un po' questa campagna referendaria, seguendo un trend che ormai va avanti da anni e soprattutto portato avanti dai politici, è quello di addossare la colpa di questa scarsa produttività appunto ai lavoratori. La produttività è un indicatore che dice meno di quanto nasconde in realtà, perché calcola la produzione complessiva e la divide per il numero dei lavoratori. Ricordiamo che appunto intanto vituperare i lavoratori dell'ADAC sono 12.000, quando a Milano l'ATM ne ha 10.000, quindi dicendo le dovute proporzioni sono pure pochi. Tantissimo nel caso degli autisti c'è stato fino a pochi anni fa un ricorso strutturale agli straordinari perché altrimenti il servizio non veniva garantito. Ci sono tantissime ferie accumulate perché non possono essere utilizzate perché altrimenti il servizio salta. Quindi in realtà ci sarebbe una carenza molto grossa di organico. Nonostante questo, però, la produttività è bassa, ma è bassa appunto perché la produzione non può essere garantita perché non ci sono i mezzi e le infrastrutture adeguate a svilupparla. Questo dato viene citato appunto per parlare, per ribaltare una realtà in cui appunto i super manager che sono strapagati, i pochi amministrativi che sono stati messi dalla politica e un uso che esiste, clientelare, truffaldino da parte dei politici e di sindacati che vengono utilizzati appunto per garantire una pace sociale in cambio di qualche briciola, diventa la realtà ribaltata di un'azienda in mano a lavoratori raccomandati, protetti dalla politica, quando la politica è sempre quella che li ha attaccati, i giornali sono sempre, hanno attaccato sempre loro e la privatizzazione sembrava appunto, diciamo, la salvifica punizione di questa situazione appunto inaccettabile. In generale percorso, insomma, ideologia che tende ad attaccare i lavoratori pubblici e privati del nostro paese, a confondere diritti con privilegi. A me aveva colpito appunto in questo senso invece l'importanza che i sindacati, che appunto poi difendono i diritti di tutti i lavoratori e difendono così il trasporto pubblico, hanno invece per garantire anche la sicurezza degli utenti, per garantire il servizio. Mi raccontavi appunto ad esempio di una battaglia che state facendo sulle polveri, Esatto, che mi noi, sembra un po' emblematica del. esatto, sì, noi da più di un anno abbiamo presentato un esposto alla Procura per quanto riguarda le polveri in metro, perché quello che è successo è stato che da più di un anno a questa parte ADAC ha interrotto l'attività di depolverizzazione delle linee metro A e metro B. E questo chiaramente in un ambiente chiuso, sotterraneo, dove c'è l'accumularsi di polveri silicee, di grafite, del ferro dovuto allo slegamento con i binari. Questo ha creato l'accumularsi di queste polveri, nocive non solo per i lavoratori, ma anche per gli utenti che ogni giorno usufruiscono di queste linee. Ora noi stiamo portando avanti questa battaglia per la sicurezza di tutti e speriamo che a breve la Procura decida di intervenire per mettere fine a questa situazione potenzialmente nociva. E questo non fa che ricollegarsi a quello che dicevamo prima, insomma, che
per funzionare c'è bisogno di finanziamenti, non si può tagliare sempre, non si può addossare la colpa di quello che succede ai lavoratori, perché, come giustamente dicevi, anche i lavoratori subiscono i problemi delle inefficienze di ADAC. Basti pensare appunto alle ferie non godute, questo specialmente tra gli autisti, che quindi si fa un gran parlare di assenteismo, di dati al di sopra della media, ma se questo viene comparato con la quantità di ferie non godute, in realtà si vede che probabilmente hanno lavorato più di quanto non dovessero, perché conosco di situazioni di ferie pregresse di 80-100 giorni, che stiamo parlando di 3 anni di ferie arretrate, e questo vuol dire che è produzione in più che hanno fatto i lavoratori, perché scontano la carenza di personale, così come vivono sulla propria pelle la vetustà dei mezzi, perché quando si guida su un mezzo vecchio che produce vibrazioni, che non è adeguatamente ammortizzato, questo produce dei danni sulla loro salute, ripercussioni per quanto riguarda la schiena, l'udito, e quindi oltre agli utenti anche i lavoratori stessi sono i primi a subire le conseguenze. Infatti ricordiamo che quello dell'autoferrotranviere è un lavoro considerato usurante, non a caso, proprio per questo. E anche il fatto che finora ci fossero un orario di lavoro minore rispetto al contratto collettivo nazionale, cioè di 37 ore settimanali, che è frutto di una conquista e anche di una accettazione di battaglie portate avanti di anni da parte del sindaco Petroselli negli anni 80, che diminuì l'orario di lavoro riconoscendo il fatto che a Roma le condizioni di lavoro fossero particolarmente difficili, anche considerato appunto il fatto che poi la contrattazione di secondo livello dovrebbe essere proprio quella che migliora i diritti rispetto al livello minimo considerato dal contratto collettivo nazionale, quindi non dovrebbe essere una cosa che fa scandalo, anzi fa scandalo che solo i livelli minimi ormai sono garantiti. Quindi appunto diciamo ci sono delle condizioni estremamente difficili, appunto usuranti, e semmai il problema in una città, soprattutto come cosa sarebbe davvero rivoluzionario, visto che quasi si crede, no, che chi ha votato no si abbia fatto per difendere lo status quo, quando invece noi vogliamo rilanciare un servizio. Noi vogliamo rilanciare un servizio a partire dal miglioramento delle condizioni di lavoro e quindi del miglioramento delle condizioni di lavoro del servizio per gli utenti. Questo può essere fatto in una città, tra l'altro, con una gigantesca disoccupazione come Roma, come in tutta Italia. La cosa assurda è che l'unica cosa che si pensa per poter mandare avanti e migliorare una produzione a fronte di investimenti inesistenti è spremere maggiormente i lavoratori, che poi tra l'altro sui mezzi, se sono guasti, manco ci possono andare, e non invece aumentare insieme agli investimenti anche le assunzioni. Cioè, questa sarebbe una battaglia davvero rivoluzionaria. Lavorare meno, lavorare tutti. È assurdo che qua venga spacciato per cambiamento il ritorno al passato liberale precedente, appunto, all'unico modo che si ha poi per contrastare i veri monopoli privati che approfittano dei appalti pubblici, cioè avere un pubblico diretto, un pubblico che funziona. E d'altronde è proprio questa la battaglia che adesso per noi si apre. Appunto è stato citato il caso appunto della polizia, ad esempio della metro, là è un servizio che è stato dato in appalto, anche il servizio delle manutenzioni è dato in appalto. Noi vogliamo invece, proprio perché poi in questi appalti, come è stato anche il caso dell'appalto delle super a ribasso, che è uscito fuori alla ribalta nel caso del collasso della scala mobile della metro A, cioè sono tutti appalti in cui i privati lucrano e in cui molto spesso poi ci sono servizi molto peggiori, non ci sono poi controlli sull'effettiva qualità, a discapito anche della sicurezza. Quindi proprio per un vero pubblico noi dobbiamo lottare, e questo è anche permesso dal fatto che ci sono sindacati e lavoratori che lottano per i diritti di tutti, contro invece quei sindacati che vengono cooptati per mantenere invece il silenzio sulle varie ruberie e che poi vengono usati per dire: vedete, l'azienda è in mano ai sindacati, in un totale ribaltamento della realtà. Sì, noi questo status quo l'abbiamo sempre criticato, e infatti fai bene a sottolineare che i problemi sono vasti, e noi abbiamo sempre criticato quella parte di sindacato complice che si è fatta sistema insieme alla politica.
perché poi di questo stiamo parlando. Esatto. Quando si parla di, ad esempio, parentopoli, quello è un danno che viene fatto a tutti con la complicità di alcuni sindacati. E ad esempio noi ci, insieme a USB, Forza USB, sono le due organizzazioni che si sono costituite parte civile nel processo di parentopoli, proprio perché noi queste cose le avevamo sempre denunciate, e perché creano un danno sia al lavoratore che al cittadino. E questo infatti è quello che vogliamo dire in sostanza, riassumendo in uno slogan, è contro i difetti del pubblico, la soluzione non è il privato, è maggiore pubblico. Contro i difetti, gli opportunismi dei sindacati, la soluzione non è la dismissione del sindacato, ma è proprio l'opposto, maggiore sindacato, un sindacato vero e la difesa dei diritti di cittadini e utenti senza se e senza ma. In questo senso ci tengo a quest'ultima cosa, poi chiudiamo perché stiamo andando anche a lungo. Abbiamo nominato varie battaglie, l'internalizzazione di una serie di appalti, l'internalizzazione della Roma TPL sarebbe assolutamente una battaglia da fare, dove i lavoratori sono discriminati tra l'altro pesantemente e sono anche ricattati con rischi anche per le utenze, perché molte delle, e questo è una parentesi importante, molte delle norme a tutela dei lavoratori che guidano i mezzi non sono solo a tutela dei lavoratori, sono a tutela della sicurezza degli utenti, cioè ci sono normative europee che limitano l'orario continuativo di servizio, perché poi i momenti di stanchezza o altro possono portare a distrazioni che mettono a rischio le persone sulle strade e i passeggeri dentro i mezzi. Comunque, proprio per questo, quello che vogliamo dire è che la nostra battaglia appunto va avanti sulle internalizzazioni dei mezzi, ma va avanti anche contro il concordato, perché di questo no e di questa astensione sta provando ad attribuirsela la Raggi, e la giunta Raggi è quella che ha portato ATAC al fallimento. Si parla tantissimo del debito di ATAC, non si ricorda che di quell'1 miliardo e 300 milioni più della metà sono nei confronti delle istituzioni pubbliche, nei confronti del comune e della regione, e che tra l'altro nei confronti di queste stesse istituzioni ATAC è anche in credito. Quello che ha portato alla crisi dell'altro anno è stato il fatto che il comune di Roma non ha riconosciuto 200 milioni di crediti che doveva ad ATAC, e questo ha portato al fallimento necessario dell'azienda, che è stato poi evitato con questo concordato preventivo, che è di fatto un commissariamento che costringe l'azienda ad avere come suo unico e principale obiettivo quello del mantenimento dei costi in ordine a detrimento del servizio e a detrimento delle condizioni di lavoro. Tant'è che appunto quella norma che dicevamo, che aveva diminuito l'orario del lavoro da 39 a 37 ore, è stata proprio messa in discussione dal concordato, che ha riportato a 39 le ore di lavoro. In un piano, all'interno di un piano industriale assolutamente fantasioso, che pretende di poter risanare il servizio senza pretendere ulteriori investimenti. La Raggi adesso si è attribuita il no, ha detto che grazie a lei i conti sono in ordine, ma i conti erano già in ordine se non fosse appunto che il comune ha disconosciuto i crediti l'altro anno. Sono ritornati nel trend da 3-4 anni, cioè di pareggio sostanziale o di lieve rosso. Non è un suo merito, e anzi quello che sta succedendo adesso è che anche le gare per i pochi mezzi che vogliono investire, stanno 600 mezzi, che però sono scaglionati in diversi anni e non basteranno a diminuire l'età media dei mezzi stessi, quindi migliorare davvero il servizio. Queste gare sono andate deserte proprio perché nessuno si fida a vendere a un'azienda, che poi c'è il rischio che vada in nuova crisi, perché il concordato non si sa bene come finirà, potrebbe appunto fallire. Quindi questa non è la soluzione che noi abbiamo in mente. Voi avete lottato contro questo concordato. Sì, noi abbiamo aperto una vertenza fin da subito, che ancora abbiamo in atto, perché il concordato è una procedura molto rischiosa. Allora dobbiamo ricordare che il concordato è una procedura a tutti gli effetti fallimentare, è una procedura prevista dalla legge fallimentare, pertanto qualora una volta avviata questa procedura, qualora ci fosse qualche intoppo per pagare un fornitore per appunto la situazione economica nella quale si trova l'azienda, il rischio è fallimento. No, il rischio è la conseguenza immediata. È il fallimento. D'ora in poi, quando avrà inizio, probabilmente dal 1 gennaio 2019, perché a fine anno, a dicembre, si riunirà l'assemblea dei creditori, che dovrà votare a maggioranza il piano industriale presentato dall'azienda, e da lì avrà inizio la vera e propria procedura di concordato. Da lì in poi non si può sgarrare un pagamento, non si torna più indietro. E che vuol dire, scusami, che rischia o fallimento o che semplicemente il taglio dei costi sarà la priorità assoluta dell'azienda a detrimento necessariamente del servizio. Esatto, dietro questo continuo ricatto continueranno a chiederci ulteriori sacrifici,
appunto hai fatto riferimento all'aumento dell'orario di lavoro, ma contestualmente c'è stato un aumento dei carichi di lavoro e c'è stata una revisione della contrattazione di secondo livello. Questo sta portando a un peggioramento delle condizioni di lavoro che non solo vanno a danno del lavoratore stesso, ma anche della cittadinanza, perché un lavoratore che si trova a guidare in una città come Roma, col traffico, con le buche, senza corsie preferenziali, con tutti i problemi che abbiamo citato nel corso della diretta, chiaramente quando si trova a guidare per 6 ore, 6 ore e mezza in queste condizioni, mette a rischio anche la cittadinanza. Questo è chiaro che le due cose sono correlate. Appunto, quindi rischio di peggioramento delle condizioni di lavoro che si riflettono poi nelle condizioni di sicurezza per tutti gli utenti, ma io non voglio anche escludere la possibilità di rischio poi di razionalizzazione e tagli in corso d'opera legati appunto all'esigenza di scongiurare a tutti i costi il fallimento che poi appunto porteranno a una diminuzione del servizio. Poi se davvero dovesse fallire, a quel punto veramente il pubblico verrà messo davvero in discussione, ma questo per noi non è stato un motivo per assecondare contro la logica della Raggi, la logica dei vari Maggi e PD che dicono allora passiamo direttamente al privato perché tanto a noi ci interessa solo della gestione, come la gestione pubblica con l'operatività privata poi garantisse e non invece alimentasse i problemi. Per noi questo è un motivo semplicemente per dire: dopo il no, la battaglia continua per le internalizzazioni, continua per un'azienda davvero pubblica, per l'azzeramento degli stipendi stellari dei manager e continua per monitorare il procedere del concordato e anzi uscire da questa logica dell'emergenza e pretendere per investimenti. Certo, e continua anche la battaglia per la reintegrizzazione del servizio di Roma di Piena, attualmente affidato al privato, ma non solo, anche le linee ferroviarie concesse, quelle dalla regione ad ADAC, che sono Roma Giardinetti, Roma Lido e Roma Viterbo, che sono di proprietà della regione. L'anno prossimo scadrà l'affidamento ad ADAC. Bene, è già noi inizieremo da subito la battaglia perché anche queste linee rimangano di proprietà e di gestione pubblica. Ieri i cittadini hanno dato un'indicazione chiara, così come l'hanno data nel 2011 con referendum, su come vogliono che siano gestiti i servizi pubblici, il servizio di trasporto pubblico, e per questo inizia una nuova battaglia per far sì che siano mantenuti pubbliche anche queste linee, che rischiano di andare a gara l'anno prossimo, e su questa cosa noi daremo battaglia, insomma, e non faremo un passo indietro. Quindi diciamo è stata una campagna che comunque ha permesso di sollevare tanti problemi, di condividere con la cittadinanza le nostre analisi, di creare dei legami, dei rapporti che porteremo avanti nelle battaglie future. Quindi siamo contenti di questa vittoria e continueremo la lotta. Grazie anche ai nostri silenti lavoratori timidi e ci risentiremo presto. Ciao. Ciao. Strozzo.